Il più forte del leone, dicono questo. No, dicono che la tigre più forte del leone. Sai cosa diceva OCB? No, il Milan nel mio cuore era quando avevi cazzo un pantaloncino corti. Signore, stai per ora. La fuga è l'unica via dalla figa. Su tutti le mani. Zeotipo. Ma no, voi siete sempre polemici. Siete sempre quelli che fanno i giornalai in un anno ridicolo, no? Zeotipo. Fai ballare i ragazzi. Connessi ai microfoni, ma sconnessi da tutto il resto. E questo, amici miei, è Zero Titoli, il podcast delle giornalai in cui è vietato parlare di cose serie. Non sento, non capisco. In un mondo che ci travolge, ci stressa, tutti provano a inseguire il successo, la felicità e i titoli. Sì, mondo all'ascolto, avete capito bene. Perché questo è il podcast che farà di tutto per regalare a chi sarà il nostro ospite un titolo. Se ha il microfono spento, io non la sento, lo capisce quello. Questa è la prima puntata e partiamo col vento in poppa, perché oggi con noi c'è il doge della Serenissima, il presidente del Regno Veneto, Luca Zaia. Usata così, secondo voi viene fuori bene? Io la farei in mezzo alla gente. Fai quello che è. Allora, intanto partiamo dal fatto che la tigre è più forte del leone, giusto? Ma sai cosa diceva OCB? Diceva che se ti entra una tigre in casa, prima di affrontarla apri una finestra e se ne va da sola. Se ti entra un leone in casa è meglio che tu inizi a scappare. Senta, ma che combinava lei in discoteca? Intanto vi racconterei che ho fatto il PR, ma studiavo anche all'università, mi sono laureato. Se vuoi, voi fate i disgraziati, fate credere alla gente che uno non studia, non fa un cazzo, va a lavorare in discoteca e poi diventa presidente della regione. Non funziona così. Io mi sono laureato lavorando e quella è stata una grande opportunità. Poi io facevo il PR, ho inventato gli inviti. Oggi è normale ricevere un invito. Quando io ho iniziato non esisteva l'invito cartaceo. Io poi sai come l'ho inventato? Ho visto i bigliettoni A4 dei saldi che mettevano nei parabrezza dei mercati. Ho detto, beh, lo faccio anche per le discoteche. E ha funzionato. In che discoteca lavorava? Io ho lavorato in una discoteca che poi ti scende la lacrima. Adesso l'hanno tutta macinata, divorata, che era il Manhattan di Codega di Sant'Urbano. Ma lì c'è passata Radio DJ, ci sono passati tutti. Lì ho conosciuto Fiorello, ho conosciuto Amadeus, Albertino, ho conosciuto Linus, Molella, Fargetta, tutti li ho conosciuti. Ma ci racconta un aneddoto, o due, che non ha mai raccontato a nessuno di una serata in discoteca. E lo vengo a raccontare a te. Vabbè, io mi prendo questa responsabilità di chiederglielo, poi è lei che deve decidere. No, cosa vuoi che ti racconti? Cioè, sono stati belli anni, comunque, anni nei quali le discoteche funzionavano, lavoravano, erano sempre piene di ragazzi, cioè si arrivava anche 2-3 mila ragazzi a sera. Quali sono i classici personaggi da discoteca? Bah, sai, c'è la canzone di chi è quella? Di Jovanotti che parla del popolo della notte, no? E io penso che ci sia sia molto variegata la fauna notturna, almeno allora lo era, immagino, e comunque c'erano gli studenti, c'erano i lavoratori, c'erano i fancazzisti, quelli che vivevano solo di notte, c'erano gli sbandati, c'erano le persone per bene, insomma, quello è il mondo della notte. Vi faccio altri due esempi, magari quello che vuole fare un po' più di casino, quello che vuole andare anche solamente, come si dice da noi giovani, a limonare, quello che vuole. Beh, voi ad esempio, tu saresti stato uno che non entrava da me. Questo sarebbe stata una roba. C'era già una lista Zaia, quello che c'era. No, ma che le liste, no, dai, non c'erano delle liste. Ovvio che, cioè, in quegli anni il divertimento era un divertimento sano, era un divertimento comunque che mi permette oggi di dire che trovo molti ragazzi che hanno lavorato con me, che oggi sono amministratori delegati, fanno i medici, cioè li trovo nei posti più disparati, quindi è la dimostrazione che la discoteca ha sfornato anche brava gente. Ah, qualcosa che ci può raccontare con Fiorello Amadeus? Ma no, se guarda, Fiorello quando è iniziato da me non aveva ancora i manifesti, eravamo veramente dei ragazzi e quindi erano veramente gli albori di DJ Television, di Radio DJ, e zio Linus c'era, aveva i manifesti, Molella era grande mixatore, Albertino già aveva la passione dei mix, dei dischi, e insomma è stata per me una grande opportunità di vedere dei personaggi che oggi sono iconici. Amadeus, che è un veneto, che è di Sona, Verona, presenta il festival, ma io l'ho conosciuto quando faceva l'animatore e faceva il DJ. Una roba divertente da raccontare. Oh, la quarta volta che me la racconti. Ma magari la quinta ce la facciamo. No. Se dovesse fare un tavolo con qualche personaggio politico, con chi lo farebbe? Beh, un tavolo? Beh, i tavoli sono democratici, quindi vanno bene per tutti. L'importante è che non si ubriachino, perché poi magari... Direbbe anche la slime, quindi. Ma i tavoli sono dedicati a tutti, slime, non slime. Cioè, non capisco per quale motivo la politica debba precludere la presenza a qualcuno.
direi che anche un'occasione, cioè allora era un grande momento di aggregazione quello della discoteca. Però ripeto, io ho avuto un sacco di compagni. Prego. Si divertirebbe di più con Salvini e Berlusconi a tavolo o magari, che so io, con Bonaccini piuttosto che. Ma io mi diverto con tutti, figurati, non ho preclusioni. Sento, un'ultima cosa. Il tiramisù. Sì, vabbè, adesso iniziamo con le polemiche. Il tiramisù è friulano, giusto? Sì. E tu di dove sei? Napoletano? Io sono genovese. E vedi, cazzo, cioè non funziona così. Il tiramisù è veneto. Sai la dimostrazione? Te la do io. Come quella dell'Aperol. Tu non sei quello dell'Aperol milanese. Quello dell'Aperol non c'è qua. Quello dello Spritz milanese non c'è qui. Già avete fatto una cazzata a dire che esiste lo Spritz milanese. Invece ti dico che il tiramisù è veneto e ti spiego perché. Se tu vai in Veneto, soprattutto in provincia di Treviso dove è nato, non c'è un ristorante, una trattoria, un bambino, un ragazzo che non sappia fare il tiramisù o che ti offra il tiramisù. Vai in Friuli Venezia Giulia, cos'è che ti offrono? La cubana. C'è qualcosa che non è veneto? Dove? No, mi dica, lo spritz è veneto. Ma senti, con 1100 anni di storia di Repubblica Veneta, secondo te cosa non c'è di Veneto? Ma il tiramisù con la farina di grillo la farebbe? Di grillo? Le proteine non c'entrano niente, cioè il tiramisù ci vuole l'uovo, ci vuole il mascarpone, il caffè, i savoiardi. Anzi, a proposito, niente varianti del tiramisù, eh. Si fa con i savoiardi, fatto pensa bene. Pensa che volevamo portarle i grilli da assaggiare, però non siamo riusciti a trovarli. Chi le avrebbe assaggiati? I grilli? Sì, volevamo fargli di qualcosa. La Russia l'ha fatto, la Russia li ha assaggiati recentemente. Guarda, qui noi ce li abbiamo già, che sono le moeche, le schie con la polenta. Ci abbiamo tutto un panorama di grilli di mare che noi amiamo e rientrano nella nostra tradizione. Quegli altri grilli, quelli che allevano, non ci piacciono. Ultima cosa, poi la lasciamo libero. Siamo al Vinitaly. Ma si immagina un Vinitaly in cui deve prendere un vino e sopra c'è scritto fa male alla salute? Sì, se non lo bevi, manca il sottotitolo. Mi sembra ovvio. Pensa che c'è un sacco di riviste scientifiche, parliamo seriamente, di pubblicazioni scientifiche, che parlano anche dell'altra faccia della medaglia, no? Di quello che possono dare alla salute i vini. Pensa che i vini rossi sono ricchi di resveratrolo, che è un flavonoide se non ricordo male, l'ho studiato anche chimica. E sai come viene definito? Spazzino delle arterie. Per cui si sono fatti studi su popolazioni, se non ricordo male i francesi, che bevono molti vini rossi, e si è dimostrato che comunque ad esempio l'incidenza di malattie cardiovascolari era inferiore. Detto questo, beveteli solo veneti i vini. Perché gli irlandesi ora dicono che sono... Ma gli irlandesi fanno il vino con le mele, cosa vuoi che sappiano di vino gli irlandesi? Grazie. L'ultima cosa, quest'anno Napoli vince lo scudetto, vogliamo fare un augurio? Cioè, guarda, io, a me hanno dato anche la statuina con la mia effigie, perché io, se loro hanno un marchio europeo della pizza, grazie a me che dal ministro gli ho fatto avere. Per cui De Luca lo sa, purtroppo non riesce a venire a Venezia e farsi consigliare bene, perché uno che non riesce a trovare il fegato alla veneziana a Venezia è come io non trovassi la margherita a Napoli. Vorrei offrire la festa del Napoli a Venezia direttamente, invito tutti quanti a Venezia per festeggiare. Tutto fegato alla veneziana, però. A parte il fatto che noi abbiamo un sacco di napoletani, abbiamo le pizzerie più belle del mondo, prova ne sia che i campioni del mondo adesso sono veneti, quelli di pizza. Anche qui li abbiamo superati. Grazie Presidente, ci saluti dei giornalai? Ah, dei giornalai, bene, ma il problema è che non siete in edicola, questo è il guaio. Ma intanto i giornali sono morti. Che non sono in edicola. Ma i giornali sono morti ormai, siamo solo su Instagram. No, io vi seguo su Instagram. Siete quattro lazzaroni. Thank you. Ah, sei incazzata. Volevo salutare. Zero titoli. Che cazzo fate? Zero titoli. No, Milano nel mio cuore era quando avevi cazzo i pantaloncini corti. Milano, stai per segnare. Fuga, la fuga. La fuga è l'unica via della figa. Su tutti le mani. Zero titoli. Ma no, voi siete sempre polemici. Siete sempre quelli che fanno i giornalai in un anno l'edicola, no? Zero titoli. Gente che si sveglia la mattina e parla a capocchia. Ma non ho mai frequentato le pornostar perché sono riuscito a scopare lo stesso anche con le mie amiche. A me non mi piace prostituzione intellettuale. Svegliatevi, aprite gli occhi, guardatevi nello specchio e domandatevi: ma sono un coglione o sono una persona intelligente? Risposta: sei un coglione. Zero titoli. Siamo tutti eredi del Duce. Che figura di merda. Zero titoli. Sapete che anch'io facevo il fotografo? Ai funerali andavo.
ormai siamo finiti. L'uomo è sopraffatto, come sapete. L'uomo già prima era un coglione, figurati adesso. Zero titolo. Da italiana media. Il calcio è una cosa, la politica è un'altra. Il calcio, se lo ricordi, è una cosa seria. Un veneto mi ha detto: ogni giorno serve una carriola di carte per poter lavorare. Dove sei, veneti? Andate sul mio blog, maledetti. Che non ci venite più, pezzi di merda. L'ho detto 100 volte, non mi stanco di ripeterlo. Fai ballare i ragazzi. Non posso pretendere niente altro dalla vita. Su tutti le mani. Grazie, ma poi siamo malati proprio. Facerò un uomo, giornalista a caso. Lui. Ma siamo una coppia di fatti. Se non capisci questo, non sai cosa sia la civiltà di cui noi siamo. Siamo un popolo di masochisti.